Riguardo alle competenze del Comune di Palermo, le abbiamo individuate. Le abbiamo individuato con un fondo che si chiamava Venture Capital. Il governo Monti ci ha dato la possibilità per la creazione di nuove società create da giovani, di fare società a responsabilità limitata con un solo euro. Abbiamo ritagliato appena 20.000 euro nel futuro bilancio, l'abbiamo previsto così. E allora cosa farà questo fondo? Entrerà in società col giovane che vorrà creare impresa. Quale sarà il vantaggio di avere il Comune di Palermo come socio? Farà sì che quella società creata da quel giovane con pochi euro possa avere più credibilità da parte degli istituti di credito. Allora mi fa piacere che qui in sala abbiamo quello designato come assessore alla cultura, il professore Tusa, che ringrazio per aver accettato, e con lui abbiamo creato anche la possibilità di gestire per esempio i centri museali del Comune di Palermo, oppure per la gestione del demanio marittimo. Faremo dire che sono i territori di investimento rapido, faremo in modo che potranno essere create imprese in tempi velocissimi. Sull'etica in politica, volevo specificare che noi ci siamo dotati di un codice etico, ben due liste, quella di Futura Libertà e quella Palermo Venire, addirittura una delle due liste ha buttato, ha messo alle porte un candidato che non aveva le caratteristiche secondo il codice etico redatto dalla Commissione Nazionale, Antimafia, e l'ha messo alla porta. Quindi l'etica non soltanto quando sarà l'amministrazione, ma addirittura prima della campagna elettorale nella formazione delle liste. Allora, per quanto riguarda il turismo, collegamenti diretti in tutta Europa, non c'è accoglienza neanche nei primi 200 metri all'uscita del porto. Dobbiamo rendere accogliente l'uscita del porto affinché i turisti possano incominciare con i percorsi turistici culturali che metteremo all'uscita del porto per conoscere la nostra città. Realizzeremo insieme il Museo dell'Identità di Palermo, non c'è un museo che parla della città, e sarà affiancato al Museo della Fotografia. Questo sarà il simbolo della nuova Palermo, e l'opera pubblica più importante per la viabilità sarà quella della circonvallazione esterna, già finanziato il progetto con 10 milioni di euro dalla regione, un progetto di 220 milioni che potrà essere realizzato. L'ultima cosa, nessuno parla del nuovo stadio, al di là dell'opportunità o meno, ma è un investimento economico di 100 milioni di euro. Potremmo nei prossimi anni incrementare il PIL di Palermo del 2% e solamente con fondi privati. E poi vorrei spendere una parola per il commercio: aboliamo definitivamente le zone blu, è possibile e sostenibile economicamente. Grazie.